Cioè, questo video guardatelo sul canale di Roby, perché io ho messo un'impostazione veramente un po' bassista. Benvenuti a Roma, ragazzi e ragazze. Sono con il mio amico Rocky. Sono con il mio amico Rocky. Dov'è Ivan Draghi? Tutto l'Oakley Team. Il vlog di oggi è: finisco la Strava Challenge con una bici o rubata a noleggio, quindi dobbiamo ancora cercarla. Sono successe tante cose e tra l'altro voi vi siete persi una marea di roba, tipo un hotel fichissimo con le maschere pazze, vi siete persi i videogames, vi siete persi un ascensore bellissimo, cioè l'ascensore vi siete persi, che totale. Scusa, lo parcheggi? Non mi ascolta. Anche in vendita, un sacco di robe. Quindi adesso seguiteci perché è interessante. Questa bici... cioè mancano 50 minuti a concludere la Oakley Strava Challenge. Robby l'ha finita, incredibile, ha pedalato 10 ore in 10 giorni, io non ce l'ho fatta. Quindi adesso dobbiamo cercare una bici in prestito, rubata, a noleggio o whatever, anche in leasing, no? Sì, anche sì, in sì. Leasing. Prima, questo è un insegnamento che do a tutti i ciclisti, prima di completare una challenge, di fare una sfida, mi raccomando, magnar e bever, giusto? L'importante è reidratarsi. Io te ne do un goccio, però sto facendo una challenge su Strava e ho bisogno di una bicicletta. Me la presti poi eventualmente? Devo farci, certo. 50 minuti. Va bene. Eli, ho bisogno della bici, Eli, mi serve la bici. Mezzi lì, grazie. È successo che prima di fare la Strava Challenge abbiamo conosciuto amici di amici e quindi niente, ha rubato delle bottiglie e... quindi niente, ancora la Strava Challenge male. Roby, ho un'altra missione, lo so. Dobbiamo rubare una t-shirt Oakley da un manichino. Tu lo distrai e io gliela sfilo. Sì, distrai il manichino. Hai distratto? La dieta di Roby è incredibile, cioè... D'atleta. Questo vlog è già da 10 minuti e ancora non abbiamo fatto un metro in bicicletta. Anzi no! Vi facciamo vedere un po' quello che abbiamo fatto in bici con... cioè, perché comunque è bello se il Giro d'Italia a Roma, quello sia una cosa bellissima. Bello, l'Arena di Verona. Però a voi interessa, no, a voi interessa quando Aurelio completerà la sua challenge. Andiamo a cercare questa bicicletta. Allora, siamo partiti. Siamo in mezzo al percorso. Andiamo, no? Andiamo dove c'è la plebe. Adesso dobbiamo cercare ciclisti, dobbiamo fermare tutti i ciclisti. Facciamo così, no? La gente che va in bici e dobbiamo chiedergli una bicicletta. Primo se ci conoscono. E poi se ci danno la loro bicicletta. E la risposta è no, no. A few moments later. Sai chi sono io? No. Marco Fontana, mountain bike, non mi conosci? No, no. Io. E lui, Roberto Bragotto, lo conosci, fai video su YouTube, lo conosci? Ma io so poco... No, niente, non c'è problema. Che avevamo bisogno di una bici, ma... no, dai. Comunque, alla prossima, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Sapete chi sono? No. Fontana. Grande, grande. Roby, ne abbiamo già trovato uno, senti. Allora. Ma non... ehi, ci da conoscono. Il... come... sì, è lei, è lei. Aspetta, la indovino con tre. João? João Paulo. Allora, raga, vi devo chiedere un favore importante. Sì. Io devo finire la Oakley Strava Challenge, no? Che è questa challenge di 10 giorni dove... devo pedalare per 10 ore. Non ce l'ho fatta. In 10 giorni ho pedalato 9 ore e 40, anzi 50. Quindi stavo cercando una... oh, mi devi dare una mano perché devi venire con me. Sì, stavo, scusa, cercando una bici per fare qualche minuto da pedalata. Posso fregarti la bici, ma tipo 5 minuti, faccio 5 minuti e te la riporto. Tu ti fidi di me? Scappare non scappa. 5 minuti? Dai a tua. Non è amico, no, dai a tua. Dai a tua. A bello. A bello. Ti lascio il telefono. Vabbè. Ti lascio il telefono. Adesso abbiamo il João Paulo. João Paulo. Guarda, 5 minuti, però bisognerebbe dargli... Non hai il telefono, come accendi? No, ah, è vero. Il Garmin non l'ha portato. Devo lasciarti qualcos'altro. Allora... lasciali il documento. No, dai, siete qua. Vai, ti conosco. 10 minuti e torno, parto. Grazie. Raga, ho rubato una bici, vado a fare 10 minutini, ma una pedalatina. Tra l'altro di uno che non so come si chiama, però gli ho rubato la bici, è molto importante. E poi vediamo come va. Facciamo i primi 10 minuti, poi ce ne mancano altri 50, che è un po', eh. Ho fatto partire Strava, ma per adesso ho fatto solo 2 minuti, quindi ci vuole un po', gliela rubo per una decina, dai, ci sta. Il primo giro l'abbiamo fatto, ora gli riportiamo la bici, sennò il tipo si incazza. Però bomba, ci mancano ancora mezz'oretta circa.
Raga, 9 minuti e 20 fatti, ringrazio come sei su Instagram. Trattino basso, Simo09. Manca ancora una mezz'oretta, però i ragazzi, che team siete voi? Team il Pirata. Team il Pirata, raga, loro ci hanno aiutato a fare la Strava Challenge. Roby, dobbiamo andare a cercare persone per altra mezz'ora. Ciao fratello. Grazie. Ciao raga. Ciao ragazzi. Ciao belli. Ciao. Prossimo. Piccola parentesi seria, a parte che sta finendo la batteria della GoPro, siamo a Roma per il Giro d'Italia, abbiamo provato il finale del Giro d'Italia, so che João Paulo ha vinto una volata clamorosa contro... Ah, tu l'hai vinta? Bello, ho sparato anche l'auto. Noi siamo al Colosseo così, tranquilli, che parcheggiamo. Momento! Siamo al Colosseo così, tranquilli, che parcheggiamo. Grazie a Oakley che ci porta in giro a vivere queste esperienze. Però il concetto è, dobbiamo trovare ancora persone, questo non lo vedo. Sei quello di prima. Oh, prima o poi mi conoscerai, eh. Scrivi Marco Fontana su Google, dopo ci troviamo. Sì, poi mi ritrovi. Ma conosci Marco Fontana? No, non lo conosco perché non vado su... 5 minuti poi. E Roby? Neanche. Non conosci neanche Rupert? Ma sai che Marco ha vinto la medaglia olimpica? Megoglioni. Ehi, tu mi conosci? Sai chi sono? Ehi, grande, ascoltami. Ascoltami, un secondo. Ascolta, devo chiederti una cosa. Sto facendo un video su YouTube dove praticamente devo fare questa Oakley Strava Challenge e devo pedalare almeno 10 ore e mi mancano tipo ancora 30 minuti. Tu mi presteresti la bici 5-10 minuti? Faccio un girato e te la riporto? Ti fidi? Lo conosci, Roby? Sì, l'ho visto da che parte. Allora, al bar. Roby, 5 minuti poi torno, va bene? Io non lo aspetto. Questa è la ciclocrossa, di sapere. Sì, 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 sì. Faccio un girato e torno da te. Va bene. Va bene, ti fidi? Sì, sì. Facciamo così, guarda, ti lascio l'orologio. Tieni un attimo questa. Guarda, così ti fidi che torno. No, ma mi fido, al massimo te li trovo. 5-10 minuti torno qua, va bene? Stai all'ombra, arrivo. Ciao. Ho rubato un'altra bicicletta, clamoroso. E quindi proseguo nella mia Strava Challenge. È altissima sta qua. Abbiamo trovato per finire la Strava Challenge. Chi sei tu? Simone, come si chiama il tuo noleggio? Top Bike Rental. Top Bike Rental, forse freghiamo un tandem, vado a prendere Bragotto e si vola. Dopo che ho rubato un tandem, anzi per la verità l'ho noleggiato, devo ringraziare il nostro amico, ha fatto delle pinne con la tua bici. Scricchia un po' al Movimento Centrale, come ti chiami? Valerio, dammi il pugnetto. Come sei su Instagram? Valerio.pisano. Valerio.pisano? Sì. Okay. Ok, fratello, grazie mille, molto gentile. La fiducia è molto importante. Vado a prendere Bragotto. Ciao, grazie. So Benna. Se farla con Roby o col Benna questa ultima mezz'ora, però non conta la velocità, quindi il Benna mi farebbe andare troppo forte. Comunque il Benna avrebbe vinto morbidissimo a Roma. No, morbidissimo no, però sarebbe stato figo. Roma totale. Roby, sei pronto? Sì, abbastanza. Siamo partiti non velocissimi. Mi piace il fatto che Roby abbia il bicchiere. Adesso non so se prendere parole qui. Cosa dici? Sì, usciamo subito. Stiamo andando bene, la batteria di Roby è piena rispetto alla mia che era scarica. E adesso dobbiamo un po' capire dove, perché sono sbirri dappertutto, dobbiamo capire dove tagliare. Io andrei destro, logicamente. Ah vabbè, usiamo i rapportini. Roby continua a bere. Vediamo. Vediamo se ti saluta anche lei. Ciao. Lei no. È di straniera. Alla bassa, però a parte quello stiamo andando bene, secondo me siamo attorno ai 40 minuti di allenamento. Stiamo andando in salita, ma è una salita anche grossa perché vedo in alto tipo i pini marittimi, faremo 1000 metri, c'è il cupolone, esatto. E quindi mancheranno 10 minuti alla challenge, dai. Dove porto Bragotto, cioè mica neanche la moglie la porta. No, eccetto autorizzati. Siamo autorizzati? Certo che sì. Andiamo. Sto gocciolando, non so se è sudore. Anch'io. Tra un po' c'è da riempirlo. Non statua di Marco Aurelio. Abbiamo fatto dei gradini. Roby mi ha sgridato. Adesso torniamo giù dalla stessa, perché sennò Roby si arrabbia. Non ha le mani. È Hilarious. Ha detto che lui è Hilarious e io sono Franco Hilarious. Quindi niente, andiamo avanti. Ma quelli sono in galera? Scarcerati. E... ci mancano ancora tipo una decina di minuti. Roby è un po' preoccupato che non riusciamo a farcela per l'orario di chiusura strade. Sono preoccupato che mi sta finendo il prosecco. Abbiamo cambiato posizione e c'è Roby alla guida. Giuseppe, tu... ha già cambiato di Bragotto e la bicicletta. Quello è il campanello, non è il cambio. Avermi piantato una fetta tremenda sullo stinco. Roby ha ripreso a pedalare tranquillo. Devo dire che non è facile con entrambe le mani occupate senza tenerle sul manubrio. Roma è sempre fantastica. Prosecco, per favore. Sì, tieni.
macchine. Ma no, io vorrei frenare in un posto, è brutto da dietro. Te l'ho detto, io vorrei bere, ma ci sono le buche. Però freni bene, hai in mano bene i freni, guardalo. Ma che sul passo? Guardalo. Vai. Questi fan prima ci avrebbero prestato la bici loro e non saremmo dovuti andare con il tandem. Però abbiamo preso il tandem. Però Roby, sì, innanzitutto grazie del tuo aiuto. Vado, magari ho finito il prosecco. Arrivo. No, salviamo l'attività. Occio. Profilo. Non l'ho ancora caricato. No, vero 5. No, 2 minuti. Due minuti. Ascolta, facciamo così. Portiamo il tandem. Un sorso e portiamo il tandem. Andiamo e poi andiamo a casa. Per chi non avesse mai visto Roma, spiego una cosa. Questo è il Colosseo, che è una cosa che hanno fatto tanti anni fa, giusto? Sì, c'è anche Verona uguale. C'è anche Verona uguale, ma è bello comunque. Dovremmo essere arrivati alla fine della Strava Challenge. Sì. E quello è sempre il Colosseo, noi veniamo spesso qui così a fare un giro in bici e niente, andiamo a restituire il tandem. Quando la Strava Challenge è fatta meriteremo un premio, no? Oakley Strava Challenge? No, mi dice ancora. Ah, attività in elaborazione, aspetta. Quindi? Ma comunque è brutta questa decisione, mi sembra come... Eccolo! No, 56 metri di dislivello. Congratulazioni, hai completato lo che stava cercando, e questo solo grazie a Roby Bragotto. Grazie, quindi... bere. No, allora ignora, utilizza, devo fare qualcosa. No, ho vinto lo stesso. Basta. Va bene ragazzi, finalmente possiamo concludere questo vlog. Posso dare la GoPro a Roby perché me l'ha prestata, cioè non la GoPro ma la batteria. E basta, vi saluto. Forse filmo uno che fa le pinne col monopattino e poi basta, ciao. Fammela una pinna col monopattino, fammela una pinna. Come la fa? No, lo chiediamo di nuovo. Sì. Niente, si è fatto male. Te la fa lui. Ciao. Dagli. Devo andare, Marco. Ciao raga, grazie.